Giuseppe Garibaldi nacque il 4 luglio 1807 a Nizza, da una famiglia agiata di origini liguri. I suoi genitori l'avrebbero voluto avvocato, medico o sacerdote, ma il piccolo Giuseppe sognava una vita di avventure. Ottenne di fare il marinaio. Si imbarcò la prima volta a 16 anni e fece carriera nella marina mercantile. Nel 1833, mentre viaggiava verso il Mar Nero, sentì parlare per la prima volta di Giuseppe Mazzini e della giovine Italia. Fu allora che cominciò a coltivare ideali di unità e indipendenza per la propria patria. Prese parte a un tentativo di insurrezione a Genova, ma l'operazione fallì e dovette lasciare il paese. Si trasferì in America Latina, dove lottò per l'indipendenza delle colonie e conobbe la futura moglie Anita. Fece ritorno in Italia nel 1848. Con un corpo di volontari, i Cacciatori delle Alpi, prese parte alla Seconda Guerra d'Indipendenza, ma fu il 1860 l'anno decisivo. Ai primi di maggio, Garibaldi salpò da Quarto, vicino a Genova, diretto in Sicilia. Aveva con sé un esercito di 1000 volontari, le celebri Camicie Rosse. Sbarcarono a Marsala, sconfissero i borbonici e le popolazioni locali si unirono a loro. In breve tempo risalirono fino alla Calabria e poi a Napoli. In ottobre Garibaldi incontrò a Teano Vittorio Emanuele II e gli consegnò il Regno delle Due Sicilie. Il 17 marzo 1861 nasceva il Regno d'Italia. Fu merito di Garibaldi anche l'unica vittoria italiana nella Terza Guerra d'Indipendenza, la Battaglia di Bezzecca. In seguito si ritirò sull'isola di Caprera, dove morì il 2 giugno 1882.